quartieri hanno il PIN. Il centro di ricerca biotecnologia e genetica molecolare di Ariano Irpino è un polo di ricerca che vede coinvolti il CNR, Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, Consorzio per l'area di ricerca di Trieste, le Università Federico II, Suor Orsola Benincasa, Luigi Vanvitelli, Milano Bicocca, gli Atenei del Sannio di Foggia, l'UNSA di Roma, Udine, Camera di Commercio di Avellino e Comunità Montana dell'Ufita. Sorto come polo di eccellenza per la ricerca genetica, dimostra concretamente che i risultati non dipendono dai luoghi in cui si opera, ma come si opera, così come dichiarò nel 1997 il Nobel Renato Dolbecco, premio d'Orso 1977, presidente del comitato scientifico del centro stesso. Dolbecco sostenne che la perifericità fa emergere quello che costituisce un valore aggiunto nella ricerca scientifica e può fare la differenza. Presieduto sin dalla sua costituzione dal professor Ortensio Zecchino, già senatore e ministro dell'università e della ricerca, il Biogen vanta oggi a buon diritto una serie di importanti risultati tra brevetti e scoperte scientifiche di grande rilevanza ed intreccia relazioni con l'industria farmaceutica, università e altri centri di ricerca anche all'estero. Autofinanziando i 2/3 della sua attività, Biogen, infine, ha sensibilmente ampliato e potenziato la sua mission originaria, strutturandosi in 3 aree: ricerca, service, formazione e diffusione della cultura scientifica. La sua tradizionale attività di ricerca biomedica ha assunto un più marcato orientamento traslazionale per essere sempre più direttamente al servizio della salute. Infatti si è aperto il nuovo fronte della ricerca farmacologica con strutture e tipologie di attività uniche nel Mezzogiorno. Innovando rispetto alla tradizione degli istituti di ricerca, si è voluto far diventare Biogen anche centro di alta formazione in collaborazione con università italiane, stranieri e gruppi imprenditoriali. Il premio presidente Ortensio Zecchino lo consegna il neorettore Lorito. Questo incontro così importante e suggestivo. Intanto i ricordi non possono che andare ai 40 anni del Centro d'Orso, del quale centro, associazione, del premio, io ho avuto la ventura di essere testimone, in qualche modo indirettamente partecipe, anche per via di rapporti personali così intensi di amicizia con il suo presidente. Un ringraziamento alla giuria, ai membri del comitato scientifico. Ricordi di nostalgia, ritorno dopo 20 anni anche in questa sala, in Palazzo Giustiniani, che pure ho frequentato per tante manifestazioni politiche e culturali. Nella cartella che ciascuno di noi ha avuto, io ho avuto il privilegio di trovare anche le foto del 1999, quando ebbi il privilegio di ricevere questo premio a titolo personale. Naturalmente la comparazione delle foto del personaggio con i capelli cortini che oggi si sono imbiancati dice tutto del tempo e in qualche modo anche della nostalgia, perché così si vivono sempre i ricordi. Devo dire che io sono per certi versi più gratificato e più orgoglioso di questo premio dato a Biogen che non di quello che pure molto mi onorò alla mia persona. Si è parlato da tutti oggi del problema del Mezzogiorno, il professor Pico, l'ingegnere Scudieri, il professor De Fezzi, tutti, Giovanni Grasso, anche rapporto con il presidente del Consiglio di Stato, il professor Patroni Griffi. Io voglio dire questo, io c'è cioè, non è stato ricordato nella motivazione, è un centro di ricerca che nasce nel Mezzogiorno e il Mezzogiorno porta con sé tutto questo, diciamo, questi luoghi comuni, lo stereotipo del Mezzogiorno difficile. Però io voglio aggiungere che Biogen non è solo nel Mezzogiorno, è nel Mezzogiorno del Mezzogiorno. Le zone interne sono la realtà oggettivamente più difficile, più complessa. È vero che viviamo nel tempo del
dell'abbattimento delle barriere delle distanze, della tecnologia, ma insomma la distanza pesa e quanto pesa. E da questo punto di vista Diogene è un po' una scommessa che si rivela in un certo senso rilevante e starei per dire vincente, ma la vittoria è sempre un traguardo, in questo tempo che stiamo vivendo di limitazioni per il Covid. Abbiamo capito che la concentrazione urbana è fonte di molti problemi, dal punto di vista della vivibilità, e lo vediamo, lo sappiamo, traffico, il problema drammatico dei rifiuti, ma c'è anche questo problema dei pericoli che si legano alla concentrazione. E allora questa presenza vuole essere anche, un campanello di memoria alla classe politica, perché non dimentichi, noi abbiamo vissuto, voi sapete che c'è una previsione che fra 50 anni il 75% della popolazione mondiale vivrà in conurbazione. Questo significa aggravare le condizioni di vivibilità del nostro pianeta. Bisogna quindi suonare un campanello di memoria alla classe politica perché capisca che non possono essere abbandonate le realtà interne. In quest'ultimo tempo noi abbiamo assistito in ragione di efficientismi economici ad una serie di tagli dei tribunali, tagli degli ospedali, tagli degli uffici periferici. Tutto questo alla lunga determina un grande e un complessivo impoverimento del paese. Io voglio concludere ringraziandolo per questo premio. Diogene può vantare una sua condizione, di territorialità marginale, ma può vantare anche di essersi inserita nei circuiti, mi si è consentito di dire, della grande ricerca nazionale ed anche internazionale. Abbiamo avuto gratificazioni da una dozzina di premi Nobel che sono stati presenti, che ci hanno visitato, abbiamo avuto l'onore della visita del Presidente della Repubblica e questa targa che viene dal Presidente della Repubblica è un'ulteriore ragione di gratitudine verso la più alta istituzione del nostro Paese che ha voluto dare attenzione in questa logica a quale io facevo riferimento di attenzione politica ad una realtà marginale. E io ce ne vanta anche di aver contribuito al rientro dei cervelli. Potrei fare una lunga elencazione, ma mi limito ad un ricordo e lo dico al professor De Vivo e al neorettore Lorito, un bravo giovane ricercatore, ormai definitivamente perduto all'Italia perché aveva trovato occasioni molto favorevoli negli Stati Uniti. Noi siamo riusciti a portarlo ed oggi è uno dei vostri più giovani professori ordinari. Grande ricercatore, voi credo che comprendiate a chi mi riferisco, ma faccio questo come esempio perché siete voi qui presenti, ma noi abbiamo molto contribuito anche con una laurea che noi abbiamo. Naturalmente la laurea la fanno le università, noi non siamo università, ma Diogene realizza al suo interno una laurea di alta definizione specialistica e devo dire che tutti gli studenti che escono da questa laurea trovano porte aperte nelle più grandi istituzioni scientifiche europee e mondiali. E tutto questo molto ci gratifica perché questo è il piccolo contributo che una piccola istituzione fa al progresso di quel mezzogiorno che ha avuto in Guido D'Urso uno dei grandi profeti e dà un contributo anche a questa nostra Italia che tutti sappiamo non potrà marciare a piena velocità senza avere il mezzogiorno pienamente partecipe dell'impegno e della capacità che insieme su potremo avere. Grazie.